soprattutto quando uno come me scappava per vedere un proprio leader politico, e oggi fuori dalla scena politica, per gustarselo la sera in totale silenzio, come faccio oggi con le partite della squadra che io amo e che è la Roma, come tutti sapete. Non mi dà grandi soddisfazioni in termini di titoli, ma comunque rivedo in lei quella passione e quella onestà di squadra, no? Che a me piace invece poi riportare nella vita reale e nei miei atteggiamenti. Vi parlo leggermente, in modo veloce, del nostro programma, che, ripeto, qualcuno dice che è copiato. Noi non copiamo nessuno, abbiamo messo su carta. E grazie a delle persone che hanno lavorato, come dicevo prima, fino a tardi, lo abbiamo implementato, corretto, adeguato anche ad altre realtà come la nostra, perché internet, per chi non lo sapesse, non è un modo per copiare i programmi. Io mi meraviglio che persone così competenti e capaci poi facciano questi riferimenti, e mi preoccupa doverli mandare poi ad amministrare se già fanno questi errori. Internet non è altro che un'enciclopedia dove tu spingi un bottone, guardi gli argomenti, te li leggi e poi magari li fai tuoi, a modo tuo, calandoli nella realtà in cui vivi. Noi questo abbiamo fatto. Non parliamo di cose che sono fuori dal nostro territorio, parliamo intanto di cose che sono possibili. E naturalmente nel nostro programma non possono mancare i riferimenti ai principi costituzionali, a quelli che vengono continuamente disattesi da chi ci governa grazie al voto anche di chi oggi si candida a livello locale, alle amministrative o comuni pentoni, che è un voto a servizio di persone che ci tradiscono ogni giorno e continuano a farlo. Io credo che la politica, in questo senso, legandomi a un famoso personaggio che oggi non c'è più, che è Sandro Pertini, debba essere un modo per migliorare l'uomo. A me non sembra che sia questo. E quindi questo è il mio dissenso. Ma mi fa piacere avere delle persone che siano praticamente, o che si siano inventate, controcorrente. Beh, io volevo dire a queste persone che oggi sono così controcorrenti, beh, essere controcorrenti non è una cosa che acquisisci alla soglia dei 40 anni, lo devi sentire dentro e lo devi sentire da bambino. Non ti inventi controcorrente solo per strumentalizzazione, per dire quando un sindaco se ne va e non c'è più che diventi alternativo. Le alternative ai sindaci si fanno quando ci sono. Quando un sindaco se ne va e durante il suo mandato non è detto una parola, facendo fallire anche quegli istituti, no? Quelle istituzioni che sono state create nelle piccole comunità come Visconti, che sono praticamente il comitato di quartiere, che è stato creato con sacrifici di persone come Giovanni, che è qua, che non è stato mai a me fuori, che per una volta con piacere vedo, diciamo, il mio sostegno. E beh, io penso che su questo poi una riflessione vada fatta. Essere controcorrenti è un modo di essere, un modo di vedere le cose, non è un modo di dire no, è un modo di dire no dicendo cosa vuoi fare in alternativa. E io ho sempre fatto questo, io non sono mai stato per il no, io sono stato per il no motivato. Quando ho detto no anche a questa amministrazione, criticandola aspramente, ma all'epoca voi nei consigli comunali non venivate perché purtroppo le vostre ambizioni e le vostre aspirazioni sono nate da poco tempo. Io invece in qualche modo ho cercato sempre di seguire la politica in generale e anche quella locale, e di documentarmi solo sulle cose che contano, non sui pettegolezzi. Ho fatto anche quello, ho fatto anche degli errori, ho sbagliato anche negli atteggiamenti, nelle parole, però sono sempre pronto sempre a recuperare. E allora, se volete imparare, visto che non avete molta esperienza, dovete almeno prendere insegnamento non da me, ma da chi prima di voi ha fatto queste cose. Io molto niente non sono né un modello, né un esempio. Ma io non seguo modelli e esempi, io seguo idee, anche perché i modelli che ci sono stati propinati in questi ultimi mesi sono tutti falliti. Guardate, anche Salvatore Scalzo, che praticamente frequentava Plutone, è sparito dalla politica, cioè si è dimesso, mi pare, da consigliere comunale. Dove toccano loro spariscono le cose, questa è una cosa gravissima, per cui ci dobbiamo fare delle domande in queste settimane per capire veramente come esercitare questo voto. Ritorno al programma, perché non vorrei poi farla molto lunga. Intanto chiarisco questo, io, ma avete fatto le fotocopie del programma poi, no? Vabbè, le distribuiremo domani a Santeria, piccolo errore nostro, vi chiediamo scusa, ma essere umani significa anche questo, poter sbagliare, non siamo macchine. Intanto voglio capire una cosa, qualcuno si è appuntato in una qualche frase che io avrei espresso in questa mia lettera. Questa mia lettera intanto parte da un presupposto essenziale. Non è
ridotta a un'analisi locale, ma un'analisi politica in generale, come mi piace farlo. Ed è chiaro che c'è il malessere di chi vede nella politica non esattamente quell'arte che sia a favore delle persone e dei bisogni. E ho individuato in questo modo il mio malessere, espresso il mio malessere, dicendo di essere deluso dalla politica e dalle incompiute promesse. Beh, intanto vi posso dire questo, che c'è anche qualche amministratore di maggioranza che ha realizzato delle incompiute promesse. E quindi bisogna dirlo, non è che non bisogna dirlo, ma c'è anche qualche consigliere di maggioranza che ha adempiuto e ha realizzato le proprie promesse. Queste persone ancora fanno parte della tua maggioranza, così come altre hanno deciso di andare a ricoprire il ruolo di minoranza. Così quindi, come va dato merito ad alcune persone di maggioranza per essersi impegnate, ma non a tutte, ma ha dato anche il merito a chi ha scelto di lasciare la poltrona della maggioranza e di lasciare la relativa indennità e di passare sui banchi delle minoranze, perché molto ovviamente sono venuti meno quei presupposti che avevano portati a sedersi sul tavolo della maggioranza. E verso queste persone mi ha dato rispetto. Non è che uno può venire qui a intervenire e a dire che non hanno fatto nulla. Intanto bisognerebbe documentarsi anche sugli scrutatori, perché mi pare che non siete molto informati. Perché coloro che fanno parte della commissione degli scrutatori sono stati eletti democraticamente e collegialmente dal Consiglio Comunale, quando facevano parte di un gruppo di minoranza. E a quella, anche le lettere che sono seguite, che in modo speculare qualche capogruppo oggi vorrebbe fare sue, anche qualche candidato a sindaco, dovrebbe aggiungere che il prefetto è stato informato della cosa e che sulla questione di azzerare poi i ruoli che erano stati realizzati con quell'elezione, non ne hanno tenuto in considerazione. Chi oggi occupa la commissione degli scrutatori è legittimato a farlo. Dopo le elezioni si farà una nuova commissione delle elezioni. Intanto bisogna dire che colui che occupa la commissione, come Ercolino Paone di minoranza, è capogruppo del più grosso numero di consiglieri di minoranza. Quindi democrazia di questo io non lo so. È allo Stato su 6 consiglieri di minoranza, di cui qualcuno latitante oramai da mesi. Noi abbiamo 4 consiglieri di minoranza e 3 di questi sono candidati nella mia lista. Francesco Amoroso, volevo ricordare, che qualcuno impropriamente definisce in modo che io non voglio dire, ha maturato questa decisione nel corso di moltissimi mesi.